Banca e Territorio, la rubrica curata dalla Federazione Autonoma Bancari Italiani, prosegue con un ciclo di interviste sui principali gruppi bancari. Ogni settimana approfondiremo con i coordinatori FABI l'evoluzione e lo sviluppo delle trattative attraverso tutto l'arco del settore del credito del nostro paese. Oggi parliamo di Credit Agricole Italia con il coordinatore FABI Fabrizio Tanara. Credit Agricole Italia ha realizzato in questi ultimi anni importanti operazioni societarie, l'ultima della quali ha riguardato il credito valtellinese. Qual è ora la situazione dell'integrazione? L'acquisizione di Creval è avvenuta a 4 anni di distanza dall'integrazione delle casse di Rimini, Cesena e San Miniato. Era una banca di 3.400 dipendenti, strutturata e in buone condizioni di salute, con la quale già da alcuni anni Crédit Agricole intratteneva rapporti di partnership. Si è trattato di un'operazione di notevole valore industriale, che tuttavia ha comportato fisiologicamente la necessità di affrontare un certo numero di problemi. Con l'accordo di integrazione di aprile, siamo riusciti a contenere la mobilità entro numeri estremamente ridotti e a salvaguardare le professionalità dei colleghi. Ma per raggiungere una piena integrazione il cammino è ancora lungo. Un processo di integrazione infatti è un percorso complesso che non si compie solo attraverso soluzioni contrattuali e organizzative, ma si costruisce giorno per giorno anche adattando l'approccio mentale e culturale alla nuova realtà. Anche alla luce della recente acquisizione di azioni del Banco BPM, sono previste altre operazioni societarie? L'acquisizione del 9% delle azioni del Banco BPM è stata motivata dalla nostra azienda con la volontà di creare le basi per sviluppare una partnership nell'ambito delle polizze assicurative. E al momento non abbiamo notizie di ulteriori sviluppi. È invece imminente l'integrazione di Friuladria, che già fa parte del gruppo fin dalla sua costituzione. Nel caso di Friuladria, il processo di integrazione potrebbe essere più naturale, dal momento che la filosofia aziendale e le procedure sono le stesse, ma l'integrazione non sarà comunque esente da problemi, che cercheremo di prevenire anche attraverso la definizione di un nuovo accordo di integrazione. Quali sono i temi negoziali che vi vedono attualmente impegnati? Sono tanti, in particolare quelli relativi alla contrattazione di secondo livello, un obiettivo che abbiamo in calendario già da molto tempo e che le circostanze ci hanno costretto a rinviare più volte. Adesso la definizione di un nuovo contratto integrativo a livello di gruppo sembra essere una prospettiva più concreta. Credit Agricole è diventata uno dei principali gruppi bancari in Italia e presenta da anni ottimi risultati di bilancio. Qual è il clima che si respira all'interno dell'azienda? Innanzitutto occorre ricordare che il merito degli ottimi risultati di bilancio della nostra azienda va riconosciuto alla professionalità in massima parte e al grande impegno dei colleghi, che lavorano con un'intensità che forse meriterebbe di essere maggiormente valorizzata. I colleghi sono consapevoli di lavorare all'interno di una banca solida e ben guidata, ma i ritmi di lavoro, che sono spesso estenuanti, possono arrivare a sgretolare anche le convinzioni più forti. Il clima aziendale presenta sicuramente ampi spazi di miglioramento e credo che si possa rafforzare l'identità aziendale anche gestendo con maggiore equilibrio e moderazione la quantità e la qualità delle pressioni commerciali. Un miglioramento del clima aziendale consentirebbe all'azienda di costruire un legame più saldo con i propri dipendenti e di consolidare il loro senso di appartenenza.